Per mesi atteso come il vero e proprio spareggio, promozione del girone E, la sfida fra Gambettola e Sampierana era divenuto un momento di pura festa per la squadra di Bernacchi e per il pubblico di Longiano, i tifosi della Gambettola che hanno accolto letteralmente in festa, ma come vediamo con il pasiglio anche da parte dei giocatori della Sampierana, davvero un ottimo momento di sportività tra queste due grandi sfidanti che si sono date battaglia anche sul terreno di gioco. Al settimo minuto con la rovesciata out da parte di Zapatta, un volenteroso Gambettola nella prima parte del match. Altra chance con questa conclusione di Zammarchi, respinta dal portiere Ranieri. Come detto, ottimo l'abbrivio, spostiamoci di appena un minuto. Crossa dalla destra e gol che sembrava ormai pronto ad arrivare. Non è così. Grande deviazione, grande risposta. Quella di Ranieri su Aloisi, ma continua la pressione del Gambettola. Al 35esimo minuto, con questo cross al centro, la deviazione di Falchero, colpo di testa in out. E allora, 43esimo minuto, la prima reazione della Sampierana che si propone in ripartenza rapida, diagonale, questa volta a esaltarsi. È il portiere di casa Donini, ma l'azione non è finita prima di questa chance sprecata da Fiaschetti. In precedenza ci aveva provato Corzani. Andiamo un minuto più tardi con questa conclusione violenta, con una traiettoria molto insidiosa. Ci ha provato in questo caso Castagnoli sul fondo per lui. E allora andiamo a vedere cosa accade nella seconda frazione di gioco. La prima si è conclusa a reti bianche, la seconda cambierà notevolmente il refrain di questo match, con innanzitutto la chance per Falchero, la parata dell'estremo difensore della Sampierana. Ancora Gambettola in attacco, ancora la possibilità con questa azione impostata da Radoi. La chance per un tiro out di poco. Eravamo al 71esimo, ma il match cambia definitivamente al 75esimo quando la Sampierana ne prende letteralmente il possesso con questo destro vincente di Corzani. Questa volta nulla da fare per Donini, esultanza per la squadra di Barontini e abbraccio in panchina sortito per il vantaggio della Sampierana sul campo della Gambettola. E a questo punto la Sampierana ci prende gusto, verticalizzazione perfetta che manda tu per tu col portiere per la conclusione vincente, proprio para il gol del 2-0, il raddoppio della Sampierana. E in tutto in 3 minuti per quanto riguarda questo 1-2 vincente, ma non finisce qua perché 3 minuti più tardi ancora altra possibilità per la Sampierana che nasce dalla destra, cross al centro deviato, possibilità a questo punto per un piazzato cercato e trovato da Drudi, il suo destro affilatissimo che scavalca il portiere Donini. 3-0 e vittoria importante per mostrare anche ottima gamba, quella della Sampierana, mentre invece l'ultima possibilità per il Gambettola è questo calcio di punizione debole ma alla fine controllato, seppur a fatica, in due tempi dal portiere Rinieri. Per quanto riguarda il match che il Gambettola non riesce più ovviamente a rimettere in piedi, ma può esultare perché, come vediamo, mister Bernacchi ce l'ha fatta, ha conquistato il campionato di eccellenza e lo ha fatto al termine di un duello spettacolare, appassionante, finito in dirittura d'arrivo, nonostante questa sconfitta 3-0 contro la Sampierana.